Approfittiamo della sua presenza qui a Taranto per sottolineare che ci sono delle novità importanti per quel che riguarda la previdenza, novità che se sono importanti in altri luoghi d'Italia lo sono sicuramente ancora di più a Taranto, che vive una situazione di disagio dal punto di vista economico per le note questioni. Sì, dopo tanti anni finalmente siamo riusciti ad intervenire in maniera positiva sulla legge Montefarnero e si è introdotta una prima flessibilità. Dal 1° maggio entrerà in vigore l'APE, in particolare noi ci siamo concentrati sull'APE sociale, che non costerà niente alle persone. Si ha la possibilità di un anticipo pensionistico di oltre 3 anni, che oggi riguarda 11 categorie di lavoratori, in particolare disoccupati di lungo corso, che quindi potranno andare in pensione 3 anni prima con il prestito, ma non dovranno restituire niente, quindi questo è molto importante. Riguarderà i macchinisti, riguarderà gli addetti alle pulizie, al facchinaggio, alle infermiere di sala operatoria, le maestre di scuola d'infanzia, a una serie di categorie che fanno lavori particolarmente gravosi e pesanti. È un primo passo verso la flessibilità per tutti. Noi continueremo nella fase 2 di confronto con il governo per fare in modo che in Italia si ristabilisca un principio che vale in Europa: si deve andare in pensione intorno a 63 anni, che è la media europea. Ecco, al di là di questo, quali saranno le altre istanze, le altre richieste da porre all'attenzione del governo? Sempre sul piano previdenziale, noi vogliamo rilanciare con forza i fondi pensioni integrativi, che sono i migliori al mondo, hanno dato rendimenti ottimi. Bisogna fare un nuovo semestre di silenzio assenso per dare ai lavoratori la possibilità di accedere a questo strumento. E poi bisogna rivedere i meccanismi che riguardano gli ammortizzatori sociali. Soprattutto nelle aree del mezzogiorno, ma diciamo in tutto il paese, continua a esserci una crisi, la ripresa è molto lenta. Purtroppo gli ammortizzatori, così come riformati dal Jobs Act, non riescono a dare una risposta positiva alle persone. Quindi noi pensiamo che nelle prossime settimane col governo dovremo mettere a punto anche un meccanismo che garantisce meglio la forza lavoro, soprattutto in prospettiva di una ripresa più robusta che potrà riassorbire all'interno delle aziende molti lavoratori che oggi sono ai margini dell'attività produttiva.